Ed eccoci qua, prontissimi anche oggi per tornare in Oriente. Continuiamo a fare il nostro viaggio attraverso il gusto franco che ci porta direttamente in Cina anche oggi. Sì, la Cina a mamma rossa va in Cina. Veramente una collaborazione bellissima quella con Jun e con il papà, che ci stanno veramente mostrando quelle che sono le basi della cucina cinese, sottolineiamo, autentica, vero Franco? Sì, aprire le porte di casa propria a contaminazioni, a scambio, a professionalità, è meraviglioso. È bellissimo. E poi, insomma, Giun ha un rapporto particolare con l'Abruzzo, vero Franco? Sì, magari lo potremmo anche svelare, perché è Giun. La fidanzata di Giun è Eugenia, è di Sulmona. Sì, è di Sulmona, sì. Poi, tra l'altro, il piatto che portiamo, che facciamo oggi, è il suo piatto preferito. Ah, bene. Quindi bene. Non sono io che ho conquistato il cuore di Eugenio, ma è papà che mi ha aiutato a conquistarlo. Okay. Quindi Jinhua, hai avuto un ruolo fondamentale nella vita di tuo figlio, l'hai aiutato a trovare l'amore della sua vita, eh? Grazie alla cucina, vedete il potere meraviglioso della cucina. La cucina è amore, è unione, condivisione. È magica, ci fa viaggiare, non manca veramente nulla. È vero, hai detto la parola giusta, la cucina fa viaggiare. Fa viaggiare, che bello. E a proposito di viaggiare, io viaggio, vado a fare la spesa. Bene, Franco, e ci lascia la sua cucina meravigliosa a disposizione. Buon lavoro. Allora, buona spesa. Grazie. Allora, Jun, il piatto preferito della tua fidanzata è questo, ma come si chiama questo piatto? Il piatto di oggi si chiama Polo Kung Bao. Kung Bao è il nome di un funzionario dell'era imperiale, si chiama Kung Bao, è un titolo di un funzionario che ha creato questo piatto. Questo piatto è diventato famoso proprio perché lui offriva, cioè utilizzando pochi ingredienti, è riuscito a creare questo piatto che poi offriva a tutte le persone che venivano ospiti, che venivano a casa sua, dal mendicante fino all'imperatore. Quindi questo piatto ha più di 600 anni di storia, quindi facciamo sentire e vedere come si fa questo piatto, che è molto, abbiamo anche avuto questa intuizione che ricordiamo un piatto della cucina romana è pollo con peperone. Sì. E questa associazione di nuovo ci ha fatto avvicinare la Cina e l'Italia. L'Italia, no? Che bello questa fusion di culture. Poi tra l'altro Giuno mi ha svelato prima una cosa, un ingrediente che utilizza tantissimo nel suo ristorante è l'aglio rosso di Sulmona. Oggi ho capito perché anche la tua fidanzata è di Sulmona. Sì, assolutamente, utilizziamo. Quando un ingrediente è buono e riesce a rispondere alle caratteristiche della nostra cucina, perché no? Perché non utilizziamo un ingrediente proprio vero, che è semplice? È perché l'aglio rosso di Sulmona è molto delicato. È proprio quello che ci serve per la nostra cucina. Allora, e allora? La sorte vuole che che sia così. E allora passiamo agli ingredienti. Giù, quali sono? Allora, oggi sicuramente pollo, arachidi, frigitelli, olio sempre aromatizzato da noi, olio di peperoncino, aceto di riso, vino di riso, salsa di soia. Perfetto. E zucchero. Ovviamente qui abbiamo l'ingrediente principale di questo piatto, sono pepe di Sichuan. Questo è un piatto classico della cucina di Sichuan, ovviamente per tutti i piatti, almeno 85% dei piatti della cucina di Sichuan, pepe di Sichuan è fondamentale. Generalmente troviamo quelli essiccati in color rosso, che hanno una forte nota di agrume, e masticando così a crudo dà una sensazione anestetica. Addirittura? Sì. Bene, utile anche contro il mal di denti. Assolutamente, infatti è una ricetta tradizionale cinese proprio contro mal di denti, e masticare questo pepe. Dai, io ho la fobia del mal di denti, buona sapersi. Allora, Jinhua, let's go, party! Allora, ne c'è Yuma? Okay.
Allora, mettiamo un po' di olio, sì. Riscaldiamo, portiamo l'olio a una temperatura alta. Qua stiamo sempre intorno a 150 gradi. Forse anche di più. E mettiamo. Ah, prima il pepe. Pepe di Sichuan, per dare l'aroma principale. Quindi in questo momento l'olio si sta aromatizzando, sì, giusto? Assolutamente. E poi il polo abbiamo tagliato a cubetti, sì, e abbiamo massaggiato il polo con un po' di albume. Di albume? Sì, albume. Okay. Per, in questo modo andiamo a conservare sempre la morbidezza del polo. Okay. Andiamo a saltare direttamente in padella. Sì, sì. Ricordiamo ieri e l'altro ieri, nei giorni precedenti, sì, abbiamo utilizzato il passaggio nell'olio, sì, passaggio nell'acqua per conservare gli ingredienti, per accorciare la cottura. Per conservare la consistenza, sì, le proprietà nutrizionali, un po' tutto. Sì, sì. Anche questo è un altro modo per accorciare la cottura. Perfetto, perfetto. Quanti segreti stiamo scoprendo? Che fa Jinhua? Adesso mettiamo un po' di peperoncino secco. Ok. Perché la tipicità della cucina di Sichuan è avere un piccante aromatizzato. Aromatizzato, sì. Ok, quindi non solo piccante. Non è piccante, perché la cucina più piccante in assoluto in Cina è la cucina di Hunan. Di come? Di Hunan. Di Hunan. Diciamo la regione di Mao. Ah, ok. Il nostro primo presidente cinese. Ecco qua. Come vedete abbiamo già preso dei colori, sì, molto. Qui ci abbiamo messo il peperoncino in polvere, sì, giusto? I friggitelli, sì, poi abbiamo mescolato le varie tipologie di salse che abbiamo citato precedentemente. Questa è salsa di soia? È una mescolanza che abbiamo fatto con mescolanza di aceto di riso, vino di riso, salsa di soia, fecola di patate, olio di peperoncino. Già ci siamo! Sì, la cottura è molto veloce. Velocità! Che velocità! Il taglio piccolo è fondamentale per la cottura cinese. Ok, quindi i tocchetti sono piccolissimi. Perché riusciamo ad abbreviare la cottura. Poi le verdure rimangono molto croccanti, mentre da noi si tende a farle cuocere a volte anche in maniera eccessiva. Sì. Noi abbiamo proprio questa abitudine, forse anche sbagliata, perché così praticamente preserviamo, come tu dicevi, tutte le proprietà nutrizionali, quindi anche la consistenza, la croccantezza, sì, sì, delle verdure. E anche questo piatto, come il piatto di ieri, abbiamo tutte le caratteristiche fondamentali di un piatto tradizionale: la morbidezza del pollo, la croccantezza dei friggitelli e la durezza degli arachidi. E poi voglio anche sottolineare che questo è un piatto senza glutine, perché qui non c'è farina, non c'è niente. In realtà questo piatto sì, questo perché nel vino di riso noi abbiamo un po' un contenuto di frumento. Di frumento, però okay, è un basso contenuto, con la cottura generalmente realtà si potrebbe eliminare. Okay. Basta utilizzare un aceto di vino piuttosto che quello di riso, e quindi diventa anche un piatto perfetto per i nostri amici celiaci. Allora Jun, io oggi voglio chiudere la puntata con il saluto tipico cinese. Come si fa? Insegnamelo. Zai jie. Aspetta, ridillo. Zai jie. Zai jie, è giusto? Zai jie, sì. Zai jie, a domani. Sì, a domani. L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha dato alla dieta mediterranea il patrimonio culturale. Questo indica che la nostra alimentazione è veramente voluta da tutti i popoli del mondo.